Ciao tesoro, auguristimi di buon compleanno e spero questa volta di aver fatto una sorpresa. La seconda parte del messaggio sarà alla fine del video.
Eccoci qua, siamo al secondo appuntamento trascorso in questo modo un po' particolare. Ora, questo ci ha costretto, tra virgolette, a stare sempre insieme. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ormai tutti quegli spazi che avevamo di autonomia non ci sono più. Ora, non è che sia un problema, anzi, mi fa anche piacere. Però ti voglio dire una cosa, se uno vuole organizzare una sorpresa, stare sempre unicamente assieme ha fatto diventare questa sorpresa un'impresa epica. Perché? Quel brano che abbiamo sentito una volta in una fiction, ho dovuto prepararlo senza un vero pianoforte e ho dovuto suonarlo senza un vero pianoforte, perché altrimenti che sorpresa era? E poi fare quelli che tu chiami esperimenti fotografici, che in realtà servivano per il video, pure è stato abbastanza difficile. Non ti dico poi montare il video senza avere le tue continue incursioni nel mio studio. Insomma, tutto ha reso questo regalo abbastanza complesso. Ora, io approfitto e arrivo al nocciolo. Lo dico a te perché rappresenti l'espressione massima di tutte le donne. Care donne, se in prossimità di un evento un uomo deve organizzare qualche cosa di particolare e deve uscire quindi fuori dalla routine, evitate di fare continuamente domande sul perché e sul per come, perché altrimenti le sorprese non si possono fare. Auguri, amore mio.